A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo con i danni del maltempo tra ieri sera e stanotte. Temporali con forte pioggia e vento che hanno colpito il territorio regionale. Sono una cinquantina gli interventi di soccorso legati alle condizioni meteorologiche avverse, interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 12 ore. I territori più colpiti sono stati quelli di competenza dei comandi dei vigili del fuoco di Gorizia e Udine, dove i pompieri sono stati chiamati a causa di alberi pericolanti o caduti sulle strade, danni d'acqua in abitazioni scantinati, sottopassi allagati con persone bloccate all'interno delle autovetture. 20 gli interventi eseguiti dal personale del comando di Gorizia, 25 da quello del comando di Udine. Tra le zone più colpite, oltre al capoluogo friulano, anche i comuni di Pavia di Udine, Manzano, San Giovanni al Natisone e Pradamano. Particolare il caso di Pozzuolo, dove i vigili del fuoco hanno recuperato una vettura finita per metà sott'acqua in un sottopasso con persone bloccate all'interno. Impegnate anche le squadre della Protezione Civile di Travesio, Valvasone Arzene, Sequal, Sporcì e Basigliano per allagamenti, caduta rami e monitoraggio del territorio. Ora hanno fatto dei danni, ma cerchiamo di capire se almeno hanno giovato, diciamo così, al comparto agricolo le piogge delle ultime 24 ore. Ebbene, un beneficio c'è stato in ampie zone del Medio Friuli, ma non nell'intero comprensorio gestito dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana. Le recenti piogge, dice la presidente del consorzio Rosanna Clucchiatti, daranno comunque benefici solo per qualche giorno, per cui restano valide le ipotesi di riduzione di portata di alcuni canali secondari fino alla loro completa chiusura nel caso in cui si ripresentasse una condizione di deficit idrico presso le opere di presa. Tali misure verranno analizzate nel corso della prossima settimana. Permarranno anche le problematiche legate al basso livello delle falde, che potranno aumentare nel medio termine solo grazie ad apporti meteorici frequenti e alle morbide dei corsi d'acqua superficiali, in primis Tagliamento, Torre, Natisone e Cormor. Quindi, diciamo, una boccata d'ossigeno le piogge di stanotte, ma il problema rimane comunque. Altre notizie di cronaca, con un arresto che dopo 14 anni dal reato. Che cosa è successo 14 anni fa? Che un temporale estivo aveva costretto un uomo a interrompere il suo lavoro di muratore, a fare rientro a casa. Rientrato, la trova deserta, pensa che la moglie sia uscita e invece la trova con un altro uomo. Al culmine di un raptus di gelosia, la trascina per i capelli in strada, ancora seminuda, le strappa di mano il cellulare e porta via 50 euro. La donna era finita in ospedale mentre lui aveva abbandonato tutto per rifarsi una nuova vita. I segni però di quella violenza inaudita sono rimasti e una condanna a 4 anni e 7 mesi per rapina. Ebbene, i militari del nucleo radiomobile di Aurisina, impegnati insieme alle pattuglie dei carabinieri di Villa Opicina e Basovizza nei controlli di retrovalico, hanno individuato quest'uomo a 14 anni di distanza. Si tratta di un rumeno di 44 anni che stava rientrando in Italia per cercare di fare fortuna, ma per lui si sono aperte le porte del carcere del Coroneo. Nell'ultimo mese la polizia locale di Pordenone e Cordenons ha intensificato i controlli nel capoluogo per individuare gruppi di falsi mendicanti, notificando 7 DASPO urbani a 7 cittadini di origine rumena. Vediamo. Nell'ultimo mese la polizia locale di Pordenone e Cordenons ha avviato una serie di accertamenti nel capoluogo mirati all'identificazione e all'allontanamento di gruppi di sedicenti mendicanti che in maniera insistente e maleducata chiedevano l'elemosina ai passanti. La tecnica era sempre la stessa: sotto i portici impedivano ai pedoni di circolare liberamente finché non avessero donato loro qualche moneta. Spesso seguivano gli anziani con fare assillante, mostrando loro fotografie di persone mutilate o con evidenti ferite, adducendo fossero
parenti bisognosi di cure mediche. Frequenti anche gli appostamenti fuori dalle chiese negli orari delle celebrazioni religiose, frapponendosi fra l'edificio e l'uscita, disturbando così i fedeli e perfino i parroci, con cui vi sono stati anche degli screzi. Appostamenti in divisa e in borghese degli agenti hanno permesso di identificare 11 persone, quasi tutte di nazionalità rumena. A 7 di loro è stato notificato il DASP urbano, l'ordine di allontanamento dal centro cittadino con relativa segnalazione alla questura di Pordenone. Alcuni di questi gruppi provenienti dall'est bivaccavano nei parchi cittadini o nel Bronx. In questi giorni e nelle prossime settimane, inoltre, particolare attenzione verrà prestata al rinnovato Parco Galvani, privo di recinzioni esterne, dove sono già state controllate ed identificate numerose persone. Andiamo a dare un'occhiata ora all'andamento dei contagi da Covid nelle ultime 24 ore in regione. I numeri, li vedete, sono ancora numeri piuttosto alti per quanto riguarda i contagi giornalieri, 1.361 positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti, ecco lì li vediamo nella grafica, sono 136. Questa è la situazione delle ultime 24 ore. Andiamo a vedere anche come va a livello nazionale, perché si è superato di nuovo quota 1 per quanto riguarda l'RT. Andiamo a sentire il direttore generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza. Questa settimana notiamo una tendenza all'aumento dei casi di Covid-19 nel nostro paese e l'incidenza si fissa a 504 casi per 100.000 abitanti. Anche l'RT è decisamente in crescita, 1,07, quindi torna di nuovo al di sopra dell'unità. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 7,9 e al 2,2%, quindi anche qua si nota una tendenza ad una lieve risalita, anche se siamo ben al di sotto della soglia critica. Da un'emergenza all'altra parliamo di gas e andiamo ad ascoltare in particolare le parole piuttosto tranquillizzanti di Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Consiglio UE. Che cosa ha detto in sostanza Draghi? Che la dipendenza di gas russo è passata dal 40 al 25% per quanto riguarda l'Italia. Dico soltanto due cose. Una è l'Italia per quanto riguarda gli stoccaggi. Noi ci stiamo preparando per l'inverno, naturalmente, quindi gli stoccaggi stanno andando molto bene. E per quanto riguarda la dipendenza dal gas russo, l'anno scorso era il 40%, oggi è il 25%. Quindi le misure che il governo ha messo in campo già proprio dall'inizio della guerra cominciano a dar risultati. In altre parole, altri fornitori di gas cominciano a sostituire il gas russo. Ora io mi fermo e sarei a disposizione per le vostre domande. A proposito di Russia, c'è un dietrofront a Gorizia, perché alla 41esima edizione del Premio Internazionale di Violino Rodolfo Lipitzer, in programma a settembre, potranno partecipare musicisti di qualsiasi nazionalità, russi compresi. Ricorderete il caso che aveva fatto discutere, si era mobilitato anche Ziberna per in qualche modo cambiare la decisione del concorso che aveva escluso alcune violiniste russe. L'organizzazione oggi, insomma, ha fatto sapere di aver cambiato idea, ha prorogato i termini dell'iscrizione fino al 30 giugno. Solo chi non lavora non sbaglia ha cercato di spegnere la diatriba. Ziberna, tra i più accaniti oppositori appunto dell'esclusione, prendo atto di questa retromarcia che fa onore all'organizzazione. Ora cambiamo argomento e parliamo di trasporti. Scatta dal 1 luglio la nuova fase del trasporto pubblico regionale a seguito del secondo stadio di attuazione del nuovo contratto. Dopo il primo step, quello di gennaio, inizia con l'estate l'era del biglietto unico e di altre significative novità che serviranno a semplificare e rendere più economico l'utilizzo dei mezzi pubblici. Sentiamo.
Assessore Pizzimenti, dal 1 luglio scattano queste novità importanti per il trasporto pubblico locale. Biglietto unico per il trasporto urbano e sconti importanti per le famiglie. Sì, sono nuove attività che vengono messe in opera dal 1 luglio per quanto riguarda il TPL per dare possibilità a tutti, perché distintamente a tutti, sia i giovani che le famiglie, ma anche chi ha difficoltà, quindi mi riferisco agli anziani o altre categorie, di prendere il trasporto pubblico locale. E questo è fondamentale perché oltre a prendere, quindi dare la possibilità, c'è un abbattimento consistente per le famiglie delle tariffe. Un'occasione anche per rendere più semplice proprio l'utilizzo. C'è il biglietto unico che consente di utilizzare il trasporto urbano in tutte le città dove c'è. Ci sono abbonamenti anche per il trasporto extraurbano che consentono di utilizzare diversi tipi di trasporto, anche la ferrovia Udine-Cividale, ad esempio, per l'abbonamento sui 15 chilometri. Ci sono anche l'abbonamento sui 50 chilometri per i viaggi lunghi. Insomma, c'è davvero di tutto. Cioè, c'è veramente di tutto. Abbiamo distinto in varie categorie, ma che possono coprire praticamente tutte le richieste che vengono dalle utenze. Questo fa ben sperare che la gente, quindi la popolazione, i ragazzi, le famiglie, riescano a prendere il trasporto pubblico locale per dare più sicurezza, maggior flessibilità anche alle loro esigenze, ma soprattutto dare un servizio che sia all'altezza dei giorni nostri, dei giorni, dei tempi nostri, perché riusciamo in questo modo, con dei mezzi nuovi, moderni, soprattutto all'avanguardia, a dare un servizio straordinario al pubblico. E poi c'è anche la card Under 26, un modo per avvicinare i più giovani all'utilizzo del trasporto pubblico. Sì, questo qui è un modo sia per avvicinare ma anche per avere dei risparmi. Riusciamo a dare un servizio pubblico Under 26 perché ovviamente l'attenzione ai giovani e alle famiglie è fondamentale. Questi riescono, i giovani in questo caso, riescono a prendere il biglietto con dello sconto particolare, con una card gratuita, basta iscriversi, e per cui si riesce anche a avere degli sconti ulteriori per questa fascia di età. Torniamo ora alla questione dell'utilizzo dell'acqua al campo nomadi di Udine. Assessore alla sicurezza Ciani oggi ha dato notizia di un intervento effettuato questa mattina che ha consentito di installare un contatore digitale che assicura una lettura corretta dell'acqua e contestualmente esorcizza il rischio di manomissioni. Avanti con fermezza, ha detto, e trasparenza per ripristinare una situazione di ordinarietà rispetto all'utilizzo dell'acqua del campo nomadi di via Monte Sei Busi. Nelle scorse settimane, ha spiegato ancora Ciani, abbiamo applicato un riduttore all'impianto per dimezzare i consumi dell'acqua. Ricordo che per diversi motivi negli scorsi anni il campo nomadi ha fatto registrare consumi anomali e spropositati di circa 100.000 litri al giorno. Anche alla luce dell'emergenza causata dal caldo anomalo, insistiamo nel dire che questi numeri non sono tollerabili. Parliamo di altri numeri ora, quelli dello Stadio Tegel di Lignano sold out ieri sera per il concerto dei Maneskin con quasi 28.000 fan in delirio. Un inizio di concerto tra l'altro suggestivo che ha richiesto circa una mezz'ora di ritardo rispetto al programma originale, perché i Maneskin sono entrati sul palco, insomma, diciamo così, un pochino dopo il tramonto. Alle ore 21:30 sulle note di Zitti e Buoni hanno guadagnato il palco dello Stadio Tegel. Un inizio total white per Damiano, con abito bianco, una collana di perle sul petto nudo, e Thomas, che aveva solo il risvolto della giacca nero, mentre per Vittoria un corsetto nero dominava i pantaloni bianchi, e anche Ethan, una camicia bianca su pantaloni a quadri bianchi e neri, sempre molto attenti al look i Maneskin. Il pubblico in visibilio ha iniziato a cantare con loro in una lunga notte rock che a Lignano si ricorderà davvero a lungo. Restiamo a Lignano, parlare al buio, l'ultimo romanzo di Gianmario Villalta che l'autore ha raccontato ieri al pubblico del Palapineta, la storica rassegna degli incontri con l'autore e con il vino organizzata dall'associazione Lignano nel terzo millennio presieduta da Giorgio Ardito. Vediamo.
Non è un romanzo, è quasi un romanzo, nel senso che i racconti sono collegati intanto dall'appartenenza a uno stesso paese, a uno stesso posto. Poi anche i personaggi ritornano a distanza di tempo e la volontà è quella di raccontare un'area dell'Italia, una realtà che è quella che passa dal mondo contadino al mondo industriale rapidissimamente e che produce in questo senso dei cambiamenti che riguardano le persone, le famiglie, il modo di vivere e tutto quanto in un arco di tempo diciamo molto ristretto, avendo anche da un lato quindi dei momenti di esplosione della vita e dei momenti anche in cui la vita insomma incontra, non dico la tragedia, ma delle difficoltà di orientamento, ecco, diciamo così. È un racconto, nell'insieme dei racconti, in cui si dice che non si volevano mantenere le radici, perché il mondo che arrivava era un mondo, c'era la musica, c'erano i viaggi, c'era qualcosa che era molto più attraente e molto più bello del mondo in cui si viveva. Allo stesso tempo però perdere la terra sotto i piedi, cioè quel mondo da cui eri venuto e che ancora costituiva insomma un saldo riferimento, era doloroso. Quindi dolore per la distruzione di un mondo che era il mondo contadino e il dolore per doversi adattare a un mondo nuovo, d'altra parte la contentezza perché quel mondo finiva e la contentezza per cose nuove che c'erano da fare, insomma una contraddizione sulla quale come sempre lavora la letteratura. Prima di salutarci andiamo a vedere insieme gli appuntamenti delle prossime ore su Udinese TV, a cominciare dall'informazione che torna, come potete vedere, alle 19 con la nostra ora di informazione. C'è anche l'edizione sportiva e quella relativa al territorio del Pordenonese, alle 21 Music Social Machine dedicata proprio al concerto dei Maneskin di ieri sera con le immagini ma anche tutte le interviste tra i fan raccolte dal Poma. E poi a seguire un'analisi approfondita di quello che sarà il cammino nella prossima Serie A 2022-2023 dell'Udinese con il calendario che è stato reso noto oggi e che vedrà i bianconeri alla prima giornata sfidare i campioni d'Italia del Milan. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a più tardi.